storia di MotoEstate, andiamo a conoscere oggi forse la formazione meglio strutturata dei trofei MotoEstate, un po' in controtendenza con quello che è l'ambiente pane e salame del campionato. No, il pane e il salame c'è sempre perché a noi piace. Diciamo che proviamo a dare un po' di supporto tecnico a questi ragazzi a livello sulle moto, ma anche a livello di guida. Ecco, perché Andrea Zappa si porta molta della professionalità che ha acquisito in tanti anni di carriera anche a livello internazionale, e lo si vede nella cura anche dell'immagine che è propria del team Tecnica Moto. Sì, allora adesso al giorno d'oggi vediamo che è importante anche l'immagine oltre che il mezzo tecnico, perché sembra una sciocchezza, ma è carino vedere il pannello box, le moto curate, ai ragazzi piace, insomma. E torniamo a quello che piaceva a te, perché tu sei stato uno degli infant prodige di una nidiata di campioni, una 125 che, guardando oggi le classifiche, mette paura. Sì, diciamo che abbiamo fatto della gavetta, la vera gavetta, facevamo il campionato di sport production ai tempi con 500 piloti, zona A, B, C, D, finale sudate, e anche qui in questa stessa pista, quando facevamo il MotoEstate si lottava ed eravamo più di 100 piloti, era tutto molto difficile, molto duro. Ma da giovanissimo Andrea Zappa capisce che il suo amore delle moto non può essere legato solo all'attività di pilota, e quindi si crea subito una carriera parallela. Sì, esatto, piano piano nel tempo, oltre a gareggiare, abbiamo costruito un team, e correndo e dando anche supporto tecnico, piano piano ho iniziato la carriera di team manager, mettiamola così. Ultimamente sei stato anche il team che ha portato in corsa i più noti influencer italiani. Sì, vabbè, parliamo di Alberto, che ce l'abbiamo nel cuore, Nasca, e con lui abbiamo fatto una bella escalation, perché comunque ha iniziato la sua carriera dove veramente era molto, molto acerbo. Piano piano si è migliorato grazie a lui, ma anche grazie a noi, nel senso che c'è stata una bella collaborazione tra di noi. Lui intelligentemente ha sfruttato tutto quello che aveva a disposizione ed è riuscito a vincere il campionato presso di voi, diciamo. Tu dicevi: il mio primo amore sono state le 125, oggi sono soprattutto 1000 centimetri cubici. Quanto sono complesse queste moto e qual è il limite di queste moto per un amatore? Ma allora, il complesso è il fatto elettronico, che c'è tanta elettronica e comunque va gestita, e nello stesso tempo troppa potenza, perché le potenze che ci sono al giorno d'oggi anche di moto standard per un amatore sono difficile da gestire e soprattutto da sfruttare, quindi ci vuole un pilota per sfruttare veramente moto di questo genere al 100%. Vorrei chiudere con un'ultima domanda. Abbiamo parlato appunto di queste grandi potenze, il mercato sta andando un po' in controtendenza, sempre di più moto che tornano indietro a livello di cilindrata, che tornano a cavallerie più umane. Come le vedi nel mondo delle competizioni nel prossimo futuro? Ma guarda, noi abbiamo fatto una piccola esperienza con un R7, è nato il campionato R7 Cup fatto da Yamaha, e ne abbiamo messa una in pista che io sono andato a provare sulla pista di Cremona. Devo dire la sincera verità, la moto mi è piaciuta veramente tanto, pochi cavalli, quindi poca ansia, ma divertimento tanto, e sto vedendo anche molto interesse, perché chi non riesce a gestire moto con 200 cavalli alla ruota sta ragionando di tornare indietro o con la cilindrata o facendo gare di quel genere, diciamo.